Xerox, perché una famiglia ben riposata è una famiglia felice. Il servizio di assistenza domiciliare integrata a causa di un mancato regolamento regionale, a rischio 25 famiglie bitontine. Si dimette l'assessore all'ambiente Domenico Incantalupo, al suo posto entra il consigliere di opposizione Cosimo Bonasia. Tra gli esperimenti dei nazisti sui soldati russi e lo spettacolo dedicato ai più piccoli sulla memoria di Anna Frank, si chiude la rassegna Memento. Il Bitonto ospita domani al Città degli Ulivi l'Audace Cerignola, in palio punti pesanti per la vetta della classifica. Buonasera e bentrovati all'appuntamento con il doppio Zero Notizie. L'abbiamo sentito dai titoli, sono 32 le famiglie dell'ambito sociale di Palo del Colle e Bitonto a cui è stato bruscamente interrotto il servizio di assistenza domiciliare integrata. Tutto è fermo a causa del mancato regolamento regionale dopo una legge approvata nel 2017. Pago tutti i giorni a questa persona perché questa persona mi aiuta, perché io non so com'è fare la mattina ad alzarmi, cioè io sono allettato. È il caso di Luigi, nome che attribuiamo di fantasia, che da quando il comune di Bitonto e quello di Palo del Colle hanno sospeso il servizio di assistenza domiciliare integrata non ha più diritto ad avere un operatore che si prenda cura di lui, perché pur essendoci fondi da poter erogare tutto è fermo a causa dell'impossibilità delle strutture sanitarie di potersi accreditare in regione rispettando un regolamento al momento inesistente. I casi come quello di Luigi, che deve sottrarre la sua pensione al compenso destinato ad una persona che si prenda cura di lui, sono in totale 32 tra le due città e molti di questi sono davvero molto gravi, tra i bambini che hanno all'interno delle proprie abitazioni dei veri e propri ospedali mobili e anziani non autosufficienti a cui è stato bruscamente interrotto il servizio. Noi siamo continuamente, noi familiari che ci occupiamo dei nostri cari, e che siamo sempre qui in ospedale per svariate motivazioni, o per l'ufficio protesi, o per piani terapeutici, per tutto quello che concerne la situazione, insomma, delle varie problematiche, e per cui non possono assolutamente lasciarci senza servizio, perché il nostro tempo, oltre poi di doverlo dedicare a questa, alla sistemazione, insomma, di tante situazioni burocratiche, cioè dobbiamo anche dedicare il nostro tempo ai nostri familiari. Siamo assolutamente, insomma, come dire, abbondantemente arrabbiati su questa questione, perché non ci possono lasciare nuovamente così senza operatori. C'è gente che addirittura, insomma, vive completamente da solo una situazione in carrozzina, per cui non è ammissibile. Il problema arriva da lontano, infatti è il 2017 quando la regione approva una legge per ridefinire le procedure in materia di autorizzazione per l'accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, ma nonostante siano trascorsi 3 anni il regolamento non è ancora stato emanato. In quasi tutti gli ambiti territoriali regionali il servizio ADI viene già erogato con il sistema dei buoni servizio, grazie ai quali i beneficiari individuano in autonomia i soggetti accreditati a cui rivolgersi. Le famiglie sono state gettate nello sconforto perché le finestre per le domande online per l'accesso ai buoni sono state prima annunciate, poi cancellate. La regione provveda ad approvare il regolamento senza indugi, ha tuonato il consigliere regionale forzista Domenico Damascelli. Non si possono più condannare le persone più fragili della nostra Puglia ad una drammatica incertezza. La situazione bitontina potrebbe presto presentarsi in altri ambiti pugliesi e per scongiurare il peggio i genitori hanno incontrato ieri pomeriggio nell'ex nosocomio il garante regionale per i diritti delle persone con disabilità. Come ufficio del garante ho iniziato
a muovere i primi passi affinché si porti a soluzione, a compimento o a mediazione questa problematica. Spero molto di poter dare un contributo fattivo e sicuramente non abbandonerò le persone con disabilità e le loro famiglie. Ed ora voltiamo pagina. La politica bitontina continua a riservare colpi di scena. Nei giorni scorsi l'assessore Domenico Incantalupo si è dimesso e a prendere il suo posto c'è stato il consigliere di opposizione Cosimo Bonasia. L'emiciclo ha una maggioranza di 22 consiglieri e sono rimasti appena in 3 all'opposizione. Chi lo ha detto che con la politica ci si annoia o non ci si diverte? A Bitonto, invece, governare la cosa pubblica regala sempre qualcosa di piccante. E così, in attesa di capire destino e futuro del presidente del Consiglio Comunale, Vito Labianca, nei giorni scorsi sono accadute alcune cose non affatto di secondo rilievo. Dopo 17 mesi, infatti, e per motivi strettamente personali e professionali, l'ex assessore all'ambiente Domenico Incantalupo ha gettato la spugna e al suo posto, dopo qualche ora, ecco arrivare Cosimo Bonasia, con delega alla polizia locale, verde, decoro urbano, trasporti e viabilità. Già, qual è il problema, allora? La cosa fa perlomeno sorridere perché fino a qualche ora prima Bonasia e il suo gruppo politico Iniziativa Democratica, ci sono anche Emanuele Sanicandro, avversario di Michela Baticco nel 2017, e l'ex assessore Michele Daucelli, sedevano all'opposizione e quindi nella perfetta riedizione di quella musichetta che diceva «Aggiungi un posto a tavola che c'è un amico in più», e se sposto un po' la seggiola stai comodo anche tu, in maggioranza c'è davvero spazio per tutti, visto che adesso è formata da 22 consiglieri su 25. Tra questi, già detto di San Nicandro, c'è anche Cataldo Cimiello, entrato grillino e adesso capogruppo di Italia in Comune, il partito che fa capo proprio al primo cittadino, di cui, sì, anche lui, è stato avversario neanche 3 anni fa. Restando in tema di consiglieri, inoltre, fa il suo ingresso Valentina Caldara, che prende il posto lasciato proprio da Bonasia. Siccome però i cambiamenti geopolitici non sembrano essere affatto finiti, ci fermiamo un attimo e facciamoci una domanda. La città merita davvero questo spettacolo poco edificante? Rimaniamo alla politica, ma ci spostiamo a Modugno, dove Fabrizio Cramarossa ritenta la scalata a Palazzo Santa Croce. Lo aveva fatto già nel 2015, arrivando però secondo al turno di ballottaggio. Ora ci riprova. Torniamo a far vincere questa città, ha detto in conferenza stampa. Modugno si prepara alle amministrative di primavera. Il primo candidato a scendere in campo è Fabrizio Cramarossa, che in realtà ci aveva già provato nel 2015 arrivando secondo al turno di ballottaggio, cedendo la fascia di sindaco all'attuale sindaco primo cittadino Nicola Magrone. Oggi ha spiegato durante una conferenza stampa: dobbiamo più che mai riapproparci della città, la ricerca da un punto di vista dei buoni sentimenti, basta con i giusti da un lato e i cattivi dall'altro, il solco è stato tracciato, ha spiegato il candidato sindaco, che sommariamente ha tracciato quelle che saranno le linee guida della sua campagna politica, dalla scuola all'edilizia scolastica, passando per il sociale, passando per la salute. Sono due i termini a cui è molto caro: riqualificare e rigenerare nel senso più stretto dei sentimenti. Non ha presentato la sua squadra, lo farà a fine mese, ha detto. Si è concluso questa settimana Memento. Durante la rassegna culturale si è anche parlato dei crudeli esperimenti che i nazisti conducevano sui soldati russi per studiare la reazione umana al freddo. Il freddo, un killer implacabile che ha sbaragliato interi eserciti, un nemico tuttavia che può trasformarsi in un prezioso amico, in grado addirittura di salvare la vita. È stato il tema dell'incontro La freddezza del male, gli esperimenti di Dachau e la medicina moderna, organizzato nell'ambito della rassegna Memento, dall'Accademia Vitale Giordano. Cosa c'entra, si dirà, tutto questo con una rassegna dedicata ai crimini contro l'umanità del Novecento? C'entra perché tra coloro che si sono chiesti in che modo il corpo umano reagisca all'assenza di calore ci sono stati gli scienziati nazisti, che nel campo di concentramento di Dachau hanno condotto crudeli esperimenti sui prigionieri russi
per capire fino a che punto l'organismo umano potesse resistere. Esperimenti che per tanti anni sono stati, per la scienza successiva alla Seconda Guerra Mondiale, un tabù, un capitolo da dimenticare. Ne ha parlato il professor Matteo Cerri dell'Università di Bologna, che su questi argomenti ha scritto un libro dal titolo La cura del freddo. Si è discusso, devo dire in maniera estremamente civile, su due ipotesi. Il primo è quello che la scienza dovrebbe rifiutare a priori qualunque tipo di impulso, ma anche di dato, di osservazione che venga dal terzo Reich. Questo per un rispetto principalmente del mito. Questa cosa è come se per noi non esiste, la cancelliamo dalla nostra storia come evento, ci ricordiamo che è successo. Dall'altro c'era chi diceva che di qualcosa di utile sia stato trovato, e allora non sarebbe ancora peggio per chi ha perso la vita in questi esperimenti che addirittura il suo sacrificio non venga neanche riconosciuto e quindi non possa essere stato qualcosa di utile. E la diatriba è data l'antichità, c'è stato decenni, fino a quando nel primo decennio del 2000 un collega stimato di Harvard ha riproposto la questione chiedendo effettivamente l'accesso ai dati. Noi, la sua idea era questa. Vediamo se effettivamente c'è un significato scientifico, perché nessuno sapeva bene cosa era successo. Questa era un po' anche l'aura che aleggiava intorno a questi esperimenti. Solo dopo che l'onda emotiva legata a quegli errori si affievolì, si cominciò a prendere in considerazione l'idea di consultare i risultati di quelle ricerche, per capire se, al di là delle modalità crudeli, avessero portato a conoscenze utili. E la risposta fu negativa. E a teatro, sempre durante la rassegna Memento, l'attrice e regista Elisabetta Tonon porta in scena La vita e il diario di Anna Frank con L'alloggio segreto. È terminato qualche giorno fa il progetto Memento per non dimenticare l'assurdo eccidio degli ebrei durante il corso della Seconda Guerra Mondiale. Questa è stata l'occasione per rivivere attraverso lo spettacolo teatrale di Elisabetta Tonon l'olocausto della guerra, visto con gli occhi della tredicenne Anna Frank. L'orrore della guerra, nelle parole strazianti, ma al tempo stesso sensibili, di una ragazza costretta, suo malgrado, a nascondersi per anelare una salvezza che non arrivò. L'attrice e regista bitontina ha cercato di ricreare la prigionia del rifugio guardando al vissuto quotidiano dell'adolescente, a cominciare dai ricordi dell'infanzia, al benessere familiare, fino ad arrivare all'incubo della morte. L'alloggio segreto è un lavoro sul racconto monologo in cui io cerco di lavorare sul personaggio di Anna Frank a partire dai suoi testi che comunque ho riscritto. Abbiamo fatto un lavoro 12 anni fa con il Teatro degli Adriani all'epoca, con Cristian Di Domenico come actor's trainer e con Stefania Scaragi come allestimento scenico, costumi. Abbiamo davvero fatto un lavoro molto approfondito su questo personaggio e su questo testo. Quindi ogni volta portarlo in scena per me è portare comunque un pezzo anche della mia storia come attrice. Elisabetta Tonon dunque riesce a rielaborare le parole del diario di Anna Frank, accarezzando la vita della giovane. È anche un lavoro complesso perché a livello emotivo, mnemonico, fisico mi impegna fortemente. E infatti era un po' che non lo facevo, non lo nascondo, anche per questo, perché l'ultima volta ero in attesa del quarto mese della mia prima figlia e ora sono madre di due figli ed è molto differente l'approccio per me anche al teatro in questo momento. Io voglio andare avanti. Non riesco a immaginare di fare la fine di gran parte della gente che non ha vissuto per uno scopo. Io voglio essere utile o procurare gioia alle persone. Io voglio continuare a vivere anche dopo la morte. È un gran miracolo che io non abbia rinunciato a tutte le mie speranze, perché esse sembrano assurde, inattuabili. Le conservo ancora, nonostante tutto, perché continuo a credere nell'intima bontà dell'uomo. Anna Frank. È stato presentato nel Museo Diocesano il nuovo libro di Stefano Milillo, I Vescovi a Bitonto, che racconta la storia di tutti i pastori che si sono avvicendati sulla cattedra vescovile cittadina. A pochi mesi dalla pubblicazione sulla Chiesa del Carmine, il presidente del Centro Ricerche di Storia e Arte, Stefano Milillo, ha presentato un nuovo libro dal titolo I Vescovi a Bitonto, edito da Schiena Editore.
un volume che racconta la storia dei pastori che si sono succeduti sulla cattedra vescovile, attingendo e vagliando varie fonti finora inesplorate o sconosciute, da quelle vaticane a quelle presenti a Bitonto nello stesso archivio diocesano che l'autore ha avuto il merito di accogliere dalle mani di Monsignor Marina, custodire e incrementare favorendo il conferimento in uno stesso luogo della documentazione relativa alla memoria storica della Chiesa bitontina. È il risultato di una bella fatica. Sono partito praticamente dal nulla, poiché sui vescovi antecedenti il Concilio di Trento in pratica c'era il vuoto. Qualche nota spesso agiografica, qualche spicciolo riferimento più o meno attendibile e nulla più. Proprio su di loro però ho fatto la mia scommessa. Infatti gran parte del volume si riferisce ai vescovi che vanno fino al 1400, cosa che, di cui non sapevo nulla, dicevo, ma è stata una scommessa. Perché poi per gli altri vescovi, come ho detto nella preparazione, nella introduzione, era più facile intervenire, e c'è più spazio e ci sono più documenti. Sono partito da una ripetuta sollecitazione di un caro amico qui e poi dal desiderio di colmare un vuoto, di raccontare qualcosa sui vescovi che hanno fatto la storia di questa città. Mi auguro che esso sia uno stimolo per ulteriori ricerche e approfondimenti. E ora diamo uno sguardo al Bari International Film Festival. L'undicesima edizione della rassegna è stata presentata nei giorni scorsi a Roma. 150 film, oltre 300 eventi che potrebbero portare anche quest'anno a Bari per l'undicesima edizione del Bari International Film Festival oltre 75.000 persone in 8 giorni. Quest'anno la prestigiosa kermesse si svolgerà dal 21 al 28 marzo prossimo. Ad annunciare date, ospiti e programma il direttore artistico Felice Laudadio, il governatore pugliese Michele Emiliano e la presidente di Apulia Film Commission Simonetta Dello Monaco, riuniti alla Casa del Cinema di Roma. Importantissimi gli ospiti delle masterclass. Credo sia l'edizione del B-Fest più importante di tutti i tempi, si direbbe, ma noi siamo ancora molto giovani. Ken Loach, Helen Mirren, Taylor Hackford e soprattutto Roberto Benigni. Sono personalità straordinarie che in una città piccola, con mezzi non certamente illimitati come gli altri festival del mondo, riescono ad attrarre l'interesse di queste personalità straordinarie assieme a tante altre, e soprattutto è un festival di popolo. Il festival quest'anno è costato 1.200.000 euro e non sono mancati anche i sostegni della regione. Gli spazi per lo svolgimento delle attività sono stati ampliati grazie al ritrovato Teatro Piccinni, al Cursal Santa Lucia in corso di completamento e ai soliti Petruzzelli e Margherita. Quest'anno la retrospettiva sarà dedicata a Mario Monicelli a 10 anni dalla sua scomparsa. Alla sua memoria saranno dedicati 35 film. Altre anticipazioni arrivano direttamente dal direttore artistico Laudadio. Apriamo il festival con un film attesissimo che è Bombshell, il film con Charlize Theron e con Nicole Kidman, e avremo poi nella fascia delle anteprime serali a Petruzzelli tutta una serie di altri film molto importanti, tra cui Emma, che è ricavato dal romanzo di Jane Austen, oppure avremo ancora una rassegna del cinema italiano in anteprima assoluta, sono 7 film mai visti e ancora appena pronti, che saranno giudicati in una sezione competitiva da una giuria presieduta dal presidente dei critici mondiali, che è Klaus Seider, la FIPESCE. Le novità sono anche tante rispetto anche ai laboratori. E ora voltiamo pagina e passiamo allo sport, perché c'è una sfida ad alta quota per il Bitonto capolista del girone H di Serie D, che domani ospita il Città degli Ulivi con fischio d'inizio alle ore 15 l'Audace Cerignola. In palio i punti pesanti per la vetta della classifica, ecco la presentazione della partita. Facendo un passo indietro, analizziamo un attimo la gara di Gravina e poi proiettiamoci allo scoglio Cerignola, che è sicuramente uno dei più difficili e importanti di questa stagione. Sì, veniamo da una grande vittoria a Gravina, dove tutti ci davano per spacciati, perché comunque il Gravina è sempre stata una squadra ostica, che ha sempre fatto bene contro le squadre importanti. Siamo riusciti a vincere su un campo difficile, abbiamo fatto una grande vittoria da squadra e adesso ci proiettiamo a,
a questa altra grande gara che ci aspetta domani contro il Cerignola, una squadra che comunque all'inizio del campionato era partita per vincere questo campionato. Ci auguriamo una bella partita domani. Sarà uno scoglio, come detto, difficile da affrontare anche per i nomi, soprattutto tu Paolo in difesa dovrai avere a che fare con il rientrante Rodriguez, ma ci sarà Sansone, lo Iodice, Marotta, insomma un organico importante. Il Bitonto cosa deve fare per evitare le bocche da fuoco del Cerignola possano far male? Sì, sicuramente hanno giocatori importanti davanti. Noi ci dobbiamo comportare sempre come ogni domenica, difendere da squadra e attaccare da squadra. Speriamo che vada tutto bene. L'entusiasmo del gruppo, che sa comunque che sicuramente questa è una partita importante anche guardando alla classifica, come si è allenato il Bitonto, qual è l'entusiasmo del gruppo Bitonto in vista di questa sfida? Sicuramente abbiamo tanto entusiasmo perché comunque sono gare che tutti i giocatori vorrebbero giocare. Poi da domani mancano 11 gare e via vai, viene finendo il campionato. In campo è un muro invalicabile, oltre che essere una delle rivelazioni di questa stagione. Stiamo parlando di Paolo Lomasto. Conosciamolo meglio in questo servizio. Riuniti in consiglio in una camera dalle vetrate immense con vista sul Città degli Ulivi, mente e ciel si discutono con pareri discordanti su quale sia il ruolo più giusto da assegnare ad un certo Paolo Lomasto. Da un lato, infatti, c'è chi vorrebbe inserire la propria fronte all'interno di quelle meraviglie da preservare come patrimonio mondiale dell'UNESCO. Dall'altra, invece, c'è chi lo vedrebbe vestire i benissimi panni di ministro della difesa. A pochi metri da quella sala riunioni, precisamente su un campo da calcio, disinteressato all'esito di quella riunione, il centrale difensivo del Bitonto prosegue nella propria missione quotidiana, perfezionare se stesso, perfezionandosi assieme a tutta la squadra. Quel concetto di perfezione tattica che si manifesta negli occhi meravigliati dei tifosi ad un intervento del numero 5 nero-verde. La coda di capelli raccolta in un ciuffo, la barba curata, lo sguardo glaciale e le ura disumane fanno del centrale campano, infatti, lo sceriffo della contea di Bitonto, al quale è affidato il compito di far rispettare una sola legge. Di lì non si passa, e non si passa davvero. Annichilisce un attaccante vagabondi dalle sue parti, gioca d'anticipo, chiude in scivolata, ci mette il fisico, divora mentalmente il suo avversario, all'occorrenza imposta da dietro ed ogni pallone alto, è captato dal suo personale radar e diventa calamita per la sua testa. Quella testa, punto di forza pazzesco, da cui quest'anno è arrivato anche il suo unico gol messo a segno finora nella gara contro la Fidelissandria. Un autentico leader difensivo, dunque, che ha saputo costruire un reparto bunker assieme al supporto dei suoi compagni di reparto, come Capitan Gianni Montrone, Danilo Colella, Ciro Amelio, Gigi Gianfreda e Alex Gargiulo. Lomasto, ormai idolo di una tifoseria intera, fra cui c'è chi lo acclama a gran voce sugli spalti, chi lo utilizza come copertina dei vari smartphone, mentre i più religiosi invece lo tengono in un taschino a Mori Santino, protettore delle difese nei vari portafogli. È tutto questo Paolo Lomasto, un ragazzo per bene, un professionista serio e dalle poche, pochissime parole, che non poco lontano da quella sala riunioni, totalmente disinteressato all'esito, continua assieme ai suoi compagni l'opera di perfezionamento di un sogno che può riscrivere la storia calcistica di una città intera. Rimaniamo al Bitonto Calcio con la rubrica L'Elzeviro Nero Verde a cura di Mario Sicolo. Bandiera autentica del calcio bitontino, fu protagonista della cavalcata trionfale che portò per la prima volta la nostra squadra in quarta serie. Indimenticabile eroe di un mondo che non c'è più. Giuseppe De Michele, per tutti Pinuccio, era vento. Uno sberleffo fugace all'affannato terzino avverso che se lo perdeva dopo la finta inebriante e la corsa fulminante sul fondo. Era un'ala destra, ruolo destinato a voli fantastici e prodigiosi. Colonna del Bitonto, che artigliò la quarta serie a cavallo fra gli anni 60 e 70, forniva preziosi assist agli attaccanti altitonanti dell'epoca. Di lui mi parlò con commossa gratitudine, per i gol segnati, il grande Franco Chimenti, poi re della San Benedettese, in Serie B, e sovrano della riviera della città delle Palme. I loro figli maggiori, Guglielmo, altro inafferrabile talento, fratello del terribile puntiero Antonio, e Antonio, che sarà poi portiere della Juventus, erano addirittura coetanei. Anzi, proprio i bianconeri pare che si fossero interessati al caracollante Pinuccio,
ma come per tanti figli estrosi della nostra terra e di quegli anni grami e difficili, non se ne fece nulla. Eppure, gli spalti grigi del comunale, che era ancora un fazzoletto di terra riarsa, si coloravano dei sogni e delle passioni dei bitontini che lo assiepavano gioiosi il dì di festa. De Michele era un enfant du pays, come tanti, e penso al portiere dei mille voli Giovanni di Mundo, l'elegante Alberto Perrini, il sagace Antonio Sblendorio, il geometrico Mario Licinio, apripista per tanti virgulti che esordiranno nel quarto campionato nazionale per merito e non per una norma che li impone. Essi innervavano quella formazione che tutti ricordano a memoria ancora oggi. Pinuccio, che per l'andatura basculante veniva soprannominato Pinguino, come capita persino ai predatori sudamericani eccelsi, aveva sangue nero-verde nelle vene e, dopo aver illustrato anche alcuni centri vicignori con la sua classe, fu allenatore, maestro e lanciò tanti ragazzi di belle speranze. Negli ultimi tempi una brutta malattia ne aveva minato la solidità di atleta, che con un filo di voce ancora narrava gesta epiche. Ed era struggente vedere il compagno d'un tempo, Tonino, chinarsi verso Pinuccio e abbracciarlo con fraterno affetto. Da quando, nell'autunno del 2017, la morte crudele rapì questo trasvolatore sublime delle aree di rigore, ogni domenica un soffio di vento, come il respiro di un'ala, carezza i fili d'erba sull'erta di Via Megra e racconta storie scritte nel cuore di tutti i tifosi neroverdi. E passiamo al calcio a 5. Continua il momento non semplice della Polisportiva Bitonto, che dopo quello contro il San Michele ha ceduto il passo anche in un altro scontro diretto, sempre 2-1 ancora in casa, ma questa volta contro l'Altamura, terza in classifica. La sconfitta ha significato perdita della vetta per la prima volta in stagione e domani trasferta dedicata contro Sirio. La domanda che i tifosi si pongono è la seguente: cosa sta succedendo alla Polisportiva Bitonto, la nostra compagine cittadina di calcio a 5? Fino a Natale tutto, ma veramente tutto, andava a meraviglia. Prime da sole e imbattute in campionato e qualificate pure alla Final Four di Coppa Puglia. Con l'incipit del 2020, invece, è iniziato il film horror e con esso i problemi. Il primo scricciolio si è avuto con la finale persa contro il San Michele, il dì dell'Epifania, che ha impedito alle Leoncelle di abbracciare la storia e pure il prestigioso trofeo. Il secondo è stato sempre con le San Micheline, il 19 gennaio, sconfitta sempre 1-2, ma con l'aggravante di essere andata in vantaggio e di averlo sciupato malamente. E poi c'è stato domenica pomeriggio, un'altra testimonianza di come le Leoncelle siano in un periodo tutt'altro che semplice. Il 21esimo turno proponeva la sfida contro la Soccer Altamura, una squadra che sa il fatto suo da ben 5 anni. Terza in classifica, reduce da 8 vittorie consecutive e che lontano dalla Murgia aveva seccato soltanto una volta. Ebbene, Bitonto Altamura è come se fosse stato il sequel di Bitonto San Michele. In vantaggio con la prima rete di Anna Ficarotta, il ruggito è stato pian piano sempre più evanescente e quindi il pareggio di Lorusso prima e il sorpasso di Mazzilli poi non hanno affatto sorpreso. E, come sempre accade, quando le neroverdi perdono fanno rumore. Tanto più che questa volta è costata la vetta, adesso solo ad appannaggio del New Cap San Michele. Tutto, insomma, è colpevolmente capovolto e rimesso in discussione. Domani, nel frattempo, tappa numero 22. Si va a far visita al Sirio, nell'Eccese. Calcio a 5 maschile ora. Sono tre ragazzi con tre vite differenti, uniti dalla passione per il futsal. Sono Tarantino, Acquafredda e Schettini e sono rinominati l'oro di Bitonto. Scopriamo il perché in questo servizio. Uno è impiegato in un ufficio contabile. Uno si era poco laureato alla facoltà di economia e commercio. L'altro, invece, fa gli impiegati in una ditta di traslochi. Cosa può accomunare tre soggetti differenti, con vite differenti e lavori differenti? Semplice. Hanno in comune la passione per il futsal, il sangue nero-verde e sono il vero oro di Bitonto.
Stiamo parlando di Roberto Tarantino, Raffaele Acquafredda e Davide Schettini. Partiamo dal primo, Roberto Tarantino. Il laterale classe 1996 è al suo secondo anno consecutivo all'interno del roster guidato da mister Pietro Di Bari. È dell'aggressività, della pressione a tutto campo, della cattiveria agonistica, della tenacia in ogni contrasto, ha fatto i suoi principali punti di forza. Se a ciò poi andiamo a sommare anche le 3 reti messe a segno finora e quelle propiziate dalle sue iniziative, non possiamo che definire Roberto Tarantino un valore aggiunto per questa squadra. Il secondo invece è Raffaele Acquafredda, anche lì classe 1996, il centrale nero-verde è una delle sorprese più piacevoli del progetto bitontino. Cresciuto nelle file del Palo, in 2 anni al Futsal Bitonto 2019, si sta guadagnando la stima e la fiducia di tutti. Dirigente ed ordinato, dal piede pulito, dinanzi a sé ha 2 maestri del mestiere, come il capitano Angelo Statalino e come Dario Orlino, da cui poter crescere dal punto di vista tattico, perché da quello umano, il ragazzo, non si può assolutamente discutere per passione e serietà negli allenamenti. L'ultimo, invece, è Davide Schettini, portiere classe 1999, vede il suo punto di inizio all'interno di questo mondo 3 anni fa, quando ha difeso per un intero campionato la porta del Città di Bitonto in Serie C2, mettendosi in mostra nel panorama regionale a suon di parate. Un exploit, il suo, dovuto al lavoro svolto con la preparatrice dei portieri Alessia Mercurio, lavoro proseguito per lo scorso anno fra le file della Polisportiva 5 Bitonto con mister Antonio Liso, fino a giungere a questa stagione, dove il portiere bitontino ha già collezionato 4 presenze in prima squadra e studia come diventare grande da un esperto come Marco Ritorno. A sua volta, poi, difende la porta della Juniores e fa da guida al portiere Fabio Petta. 3 ragazzi differenti, dunque, con 3 ruoli differenti, ma con un unico fattore in comune: essere con fierezza l'oro per il futuro sportivo di questa città. Abbiamo lanciato la scorsa settimana la rubrica Fritto Mistico a cura della pagina Donald Trump e di Madonnella. Vediamo cosa ha preparato per oggi. Io festeggio San Faustino perché sono single e sono contenta di esserlo. Sì, però poi quando ti vai a vedere Harry Potter, Ron ed Hermione che si sono fidanzati, ti scende la lacrima che lo vuoi pure tu un fidanzato così. Wingardium Invidiosa! E per noi è tutto, noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana, sempre su Radio Doppio Zero e sempre alle 18.30. Vi invitiamo a segnalarci problematiche, eventi e appuntamenti a cui sicuramente non mancheremo. Xerox, perché una famiglia ben riposata è una famiglia felice.